Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Non so raga se fare una 24 ore o una 12 ore, però penso più di concludere questa giornata perché comunque i prodotti che andremo a provare, a recensire, ad assaggiare sono comunque contati per, come si dice, per la giornata, perché sono quelle le novità, quindi vediamo un po'. Io adoro. Stiamo parlando di questo prodotto della Ciacarda. Come avete letto, faremo una challenge, una giornata solo prodotti low carb. Faccio questi video in particolare per recensirvi nuovi prodotti. Allora, sto parlando di questo prodotto della Ciao Carb Proto Cake. Me l'avete straconsigliato in tantissimi, che sarebbe un plum cake senza carboidrati ed alto contenuto di proteine. Questi prodotti, specialmente low carb, sapete che non costano poco, ma costano abbastanza. Questa confezione, quindi 4 confezioni al suo interno, per 40, cioè sono 4 plum cake, facciamo prima, da 45 grammi, costa all'incirca sui 7,50 euro. Costano tanto, però io sono qui per non farvi conti in tasca e quindi per dirvi la mia recensione. Ovviamente ognuno, in base alla recensione, in base alla propria disponibilità economica, budget settimanale, mensile, si giostra. Allora, per 45 grammi, quindi per plum cake, 166 calorie, 8,68 grammi di grassi, 3,60 grammi di carboidrati e 12,60 grammi di proteine. Quindi, ok, l'ho fatta vedere, eccola qua. Volevo prendere l'altro gusto, che era quello limone, ma niente. Ok, si presenta così. Sono molto molto piccoli e molto molto duri. Probabilmente, vabbè, eccolo qua. Ovviamente sempre la mia tazza di latte e caffè, che non può mai 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 mancare. Il sapore, l'odore è buono, ha un po' l'odore dei biscotti, sempre quello low carb ovviamente, questo gusto arancia, molto duro. Forse lo potevo un po' riscaldare, però dobbiamo assaggiarlo anche così. Allora, non vi aspettate il gusto del plum cake, oppure la morbidezza, perché no? Dovete sempre considerare un prodotto low carb, ha un retrogusto un po' forse arancia, ha un retrogusto un po' chimico, un po' sciroppato, però tutto sommato è buono, però ci sono tantissimi altri gusti, quindi io non mi sento di bocciarlo. Comunque tutti i prodotti che vedrete oggi li trovate tutti su AS Food, avete sempre il mio codice sconto con Giulia 010, trovate tutto giù nell'info box. È buono, però non è buonissimo, cioè di sicuro li finirò, ma non li ricomprerò. Ma a parte forse principalmente il gusto, perché forse è un gusto tipo limone, non so se c'è anche cioccolato. Veramente la mia, non mi sento di bocciarlo perché comunque è un prodotto low carb, però di sicuro non è una delle cose più belle di questo mondo. Preferisco di più prendere tipo un cornetto, sempre della Ciacarb, ho fatto varie recensioni low carb, che ha comunque quelle 10-11 grammi di proteine, e all'interno ci metto un po' di crema spalmabile, allora quelli sì, ma questi qua secondo me, per me non ne vale tanto la pena. Se volete provare, non vi consiglio arancia, provate gli altri gusti. Anche zuppato nel latte non si immorbidisce, per il prezzo che hanno. Vi consiglio, con 7,50 vi fate una scorta, tra virgolette, di cornetti low carb, che quelli sono buoni, però non li ho trovati, infatti ho fatto un video e non li ho trovati, altrimenti li avrei presi sicuramente, quelli con la confezione arancione. Mi aspettavo qualcosa di molto più morbido, ma non così.
Questi di sicuro li metterò nel forno, anche se secondo me non cambia molto, però vi aggiornerò e metterò al forno, perché comunque raga, non aveva senso prenderli e metterli nel forno e provarli, perché comunque, cioè, uno non è che se va di fritta se lo mette a riscaldare, se lo mette a fare, se lo prende così e se lo mangia. Quindi la mia recensione deve essere fatta anche in base a questo. Quindi la prossima volta lo vedrete sicuramente in qualche vlog, lo taglierò, lo farcirò e lo metterò al forno. Almeno così raga, li smaltisco. Sono convintissima che sia anche il gusto che non ma era l'unico disponibile. Almeno quando ho fatto io l'ordine, più di un mese fa. Ultimo pezzetto. Tutto velocizzato, ma io sto qua già da 20 minuti a mangiare sto cosetto, proprio perché all'inizio si viscende, ma dopo un po' no proprio, no. Colazione è andata e adesso inizio la mia giornata super lavorativa e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Allora, raga, eccoci qua con il pranzo. Può sembrare dall'aspetto brutto, molto brutto, però, raga, sinceramente era, cioè, metterci solo le verdure non aveva senso. Quindi, mamma mi aveva fatto la vellutata di zucca e ho deciso di fare la vellutata di zucca. Io le mangerò con il formaggio Etelin, eccetera. Sono i noodles, penso si pronunciano così, si chiamano così sulla confezione. Oh no, aspettate. Carbo, raga, dopo vi dico i valori e sinceramente, raga, io le avvolgerò in modalità spaghetti, eccetera. So che le mangio con le bacchette, ma le mangio così. Ma che buoni! Sono abbastanza in sapore, però io preferisco questo tipo di pasta in sapore invece che sentire comunque tipo il sapore di cartone. Comunque raga, sono buonissimi. Li ho provato anche le sfoglie di lasagna. Abbiamo fatto proprio una lasagna insieme. Dopo vi dico anche i valori. Una lasagna insieme, quindi vi lascio tutto giù nell'info box. Anche quella era molto buona. Allora, raga, comunque con la vellutata di zucca e il formaggio Ittolino a scaglie, cioè veramente, mamma mia, che buoni! Su 100 grammi. Vi consiglio di provarli con la vellutata di zucca, ma vi assicuro che, mamma mia, raga, che buoni! Sono proprio buoni. In massa sono un po' inutili comunque da prendere, perché comunque avete un range di carboidrati alto rispetto comunque a un periodo di definizione. Non ricordo il prezzo, però all'interno trovate 4 testini di noodles e io ne ho utilizzati 2, che sarebbe tipo 80 grammi. Però vi posso dire che è un piatto abbastanza abbondante, quindi potete farne pure comunque anche solo uno e lo riempite di verdure, macinato, veramente potete giocarci come volete. E così è vero che costano, no, non ricordo se 4 o 5 euro, non ricordo, però comunque potete utilizzarlo comunque per 4 volte.
Ovviamente allora dopo con il cucchiaio pulisco il piatto, solo che mi sono dimenticata di portarlo di qua. Però vi voglio dire un attimo i valori. Allora, i valori per 100 grammi sono 340 calorie, 14,2 grammi di carboidrati, grassi 3 grammi e proteine 60 grammi. Quindi fantastico, ci sta, ci sta. Quindi niente, noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda, una super super merenda. A dopo! Eccoci qua con la merenda, cioè, raga, avete visto? Ma io li adoro! Cioè, praticamente sono della Filling OK. Sono di Choco Toast per porzione, quindi 50 grammi, quindi penso, per pacchettino penso proprio di sì, a 167 calorie, 13 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati e 11 grammi di proteine. Quindi ci sta per uno snack molto sfizioso, oppure tipo proprio per colazione. Quindi non lo so, raga, è una cosa comoda che secondo me una volta ogni tanto bisogna provare, però ovviamente assaggiamo. No, vabbè, raga, sembrano i cristini con la cioccolata. No, io le adoro. Questi del latte caldo. Aspettavo. Me l'aspettavo un po' più friabile, tipo a fetta biscottosa, però devo dire che è buono. È sfizioso. Non è buonissimissimo, però considerando che è un prodotto low carb, ci sta. Devo dire che la qualità del cioccolato non è male. Anche abbastanza. Adesso non ricordo quanto costano. Ah, costano tipo, non ricordo, 10 euro? No, sono buone. Poi il cioccolato non è proprio quello là sottile, bello spesso. Sono buone. Mangiare tipo non mi sembra proprio un toast dalla dimensione, anche per quanto è sottile, sembra tipo quell'altro lì per fare i toast, come si chiama, della Mulino Bianco, quello sottile, non è il pan brioche. Pan brioche? Non ricordo, oddio. Vabbè, comunque quello là, ma che va, ve lo scrivo qua. Vabbè. Dentro in totale ci sono 4 pacchettini, cioè compreso questo. In una settimana finiranno. Adoro. Non ho una dipendenza, visto che io ultimamente non so mai cosa mangiare a colazione la mattina perché mi sveglio presto. Non ho sonno, non ho voglia di prepararmi niente e quindi eccoli qua, mi salveranno. Però abusare sempre di questi prodotti confezionati, preparerò la colazione il giorno prima. È per questo che deve assolutamente ricominciare il progetto smaltimento, che ricominceremo insieme qualche vlog. Quindi niente, raga, dopo una bella chiacchierata, una bella colazione, una bella merenda. Noi ci vediamo direttamente dopo con un altro prodotto super super wow, speriamo anche il sapore, sempre di Filling, ok? Quindi a dopo con la cena. Eccoci qua, sembra un po' un biscottino, comunque una pizza abbastanza veloce. Io sopra ci ho messo pomodoro e mozzarella light. Io voglio dire un attimo i valori. Io l'ho divisa, quindi io penso che all'incirca sarà 150-140 grammi, perché questa è 80 grammi. Vi dico i valori per 80 grammi, ovviamente. Quindi su per giù per 100 grammi.
vi fate un padocchio, cioè 100 grammi possono essere 230-240 calorie, 80 grammi su 200 calorie, 8 grammi di carboidrati, 8 di grassi e 12 di proteine. Ok, andiamo ad assaggiare. Era abbastanza morbida, infatti sì, è morbida. L'aspettavo un po' più duretta. Vediamo. Buona. Un po' la parte centrale, ovviamente, c'è la mozzarella, c'è il pomodoro, è molto molto soffice. Guardate qua. Buona. È un prodotto mangiabile, è un prodotto che vi consiglio perché sembra la solito discorso, ovviamente. Perché guardate, bucherellata, perché ovviamente sta seguendo una dieta low carb, si è anche un po' gonfiata, ma di poco, e poi subito è super veloce. Veramente buonissima. La riprenderò sicuramente. Molto morbida. Buona, buona, buona. Approvata. Non sa di cartone, solita cosa, cosa molto importante per me. La filling, ok, non poteva mai deludermi, mai. È abbastanza neutro come sapore, però meglio così. È stata goduriosa, veramente super buona. Super cena, l'ho gradita tantissimo. Di sicuro, nei miei periodi di definizione, la prenderò ad occhi chiusi. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa avete provato. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.